Filippo Stevanin, domenica, a parte il risultato, insomma, si può dire che non è andata male. Sì, non è andato male per la prestazione che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto una delle nostre migliori partite quest'anno, però c'è molto rammarico perché agli episodi sicuramente meritavamo molto di più noi, abbiamo concesso praticamente un tiro in porta agli avversari. Noi invece abbiamo creato tanto, non siamo riusciti all'inizio del secondo tempo, quando eravamo entrati in campo bene, a fare il 2-0 e poi abbiamo subito il pareggio e vabbè, è andata. Peccato perché in queste ultime due partite avremmo potuto raccogliere molto di più rispetto ai due punti che abbiamo racimolato, però vabbè, dai, adesso abbiamo Piacenza, testa a Piacenza, e speriamo di far meglio domenica. Proprio la Piacenza, insomma, che potrebbe essere l'occasione buona per tornare a fare tre punti pieni. Sì, come ogni domenica noi entriamo in campo per raccogliere i tre punti e la Piacenza sì, è un'occasione per farlo, come un'occasione come le altre. E abbiamo iniziato a studiare l'avversario, cerchiamo di preparare la partita al meglio, andando in campo con il nostro solito atteggiamento. Con il Cittadella invece, insomma, l'occasione della rivincita arriverà fra breve, Coppa Italia. Sì, fatalità, adesso li affronteremo in Coppa Italia, io purtroppo non ci sarò, causa squalifica, però insomma credo che chi scenderà in campo lo farà con la testa giusta per cercare di prenderci quello che non siamo riusciti a prendere domenica in campo, quindi la vittoria. Parliamo proprio di te, la prestazione domenica è sicuramente ottima, sei soddisfatto finora del tuo campionato? Sicuramente, magari vorresti giocare un po' di più, ma insomma sei contento di come stai giocando? No, sono contento, sì, non ero molto contento dopo la partita di domenica a Pavia, però mi sono rifatto abbastanza bene col Cittadella. E in generale per la stagione finora sono contento perché sto trovando parecchio spazio, sto avendo la possibilità di giocare con continuità ed è una cosa fondamentale poter fare più partite consecutivamente, e quindi spero di continuare così e speriamo di continuare così nel collettivo.